Ecco qua, Gabriella Cinti, prima siamo ancora qui, non è ancora iniziata, ma incontriamo Barbara Ravita e Edoardo Callegari. Un'impressione su questa poetessa oppure su questo appuntamento che adesso andremo a vedere in diretta? Allora, c'è molta emozione, molta attesa e tra l'altro in questa bellissima cornice dove si può vedere anche la mostra di Omar Galliani. La poetessa con la quale dialogheremo è ecista, insomma, si occupa di micografia, fa molta ricerca nella sua poesia, una poesia complessa, profonda, sfaccettata e sicuramente ci sarà molto contenuto di cui parlare. Benissimo. Edoardo Callegari. Io sono felicissimo di poter dialogare con Gabriella perché finalmente la poesia italiana vede un'opera che dialoga con le parole dell'origine, esprime emblemi confacenti di diversità attraverso il mito ed esprime parole che colgono la natura della scienza, del reale e non si basano solamente su un linguaggio romantico o così simbolista, ma veramente vanno a fondo di quello che è il mistero da cui siamo circondati, perché la conoscenza è anche conoscenza per mistero e la poesia ha la lingua per dire questa cosa ed è un'opportunità straordinaria non solo per noi oggi, insomma, per il pubblico, gli spettatori, ma per la poesia italiana che finalmente riesce a esprimere in questo senso le sue potenzialità. Benissimo, allora a poco, vero? Tra pochissimo, diamo un appuntamento, 17:30, cominciate a cercarci, a stare con noi perché potrete vedere in diretta tutto questo l'evento, la poetessa e ascoltare dalle sue parole questa nuova poesia che ci porta. Io vi ringrazio, grazie Edoardo Callegari e grazie a Barbara Ravita. Grazie.